Ovviamente da full timer pesca. Sinceramente parlando, io non ho mai visto nel web pescare con i cursori e l'idea me l'ha data ovviamente mia madre, che è una sarta. Perciò adesso vi faccio vedere come procedere. Ovviamente dopo ci saranno le prove sul campo, vediamo se riusciamo a ingabbanare qualche microbasso, qualcosa del genere, vediamo. Molto semplice, avete delle cerniere rotte, nessun problema. Intanto praticamente diventa questo, vedete? Non so se riuscite a vedere. Praticamente diventa una specie di moschino, ovviamente metallica. E questo è la prima. Se dopo vado a provare a fare una più grossa. Vedete? E ci proviamo. Praticamente il risultato è questo, estremamente figo. Ovviamente bisogna pescare con una canna extra light. E ripeto, su YouTube io non ho visto nessuno pescare con il cursore di una cerniera. Ora proviamo con una più grossa e vediamo se riusciamo. Giocarcela in maniera diversa. Sto giocando con questo che ovviamente non entra. Il bello della diretta. Un altro stupendo esempio di un cursore